Attenzione alla Vezzi con il tocco dentro, Quagliarella! 1-0 Napoli! Quagliarella! Quagliarella verticale verso la Vezzi, gran palla la Vezzi, ha cercato ancora il tocco dentro, la deviazione di Zaccardo, ancora la Vezzi, il pocio! E il salvataggio di Mirante, grande occasione per il Napoli. Quattro saltatori dentro, palla verso Biabiani che la prolunga, Crava allontana, galloppa, si coordina malissimo. Però. E poi però De Santis deve allungarla in calcio d'angolo, stranissima traiettoria. Amsic, c'è il taglio di Zuniga, palla per lui, buona opportunità, dentro Quagliarella, Zuniga cerca Quagliarella che non trova il pallone. Ancora Valiani con l'esterno, gran palla per Antonelli, attenzione ad Antonelli, tocco dentro e poi destro di Zenoni, piazzato! Che occasione che ha avuto Zenoni! Possibilità adesso per Quagliarella che ha ricevuto dalla Vezzi, tocco per lui forse un po' profondo, la Vezzi, scivola della Fiore, fino in fondo la Vezzi, c'è anche Gargano dall'altra parte, chiuso! Prova Amsic, palla verso la Vezzi, c'è Quagliarella opposto, occhio alla Vezzi, cross a cercare Quagliarella, Zaccardo, arriva Amsic, destro Mirante, ed era molto insidiosa perché il pallone è rimbalzato davanti a Mirante. Attacca con quattro uomini il Napoli con Gargano, attenzione a Amsic che si è aperto, Amsic, 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 il salvataggio ancora Amsic, palla che rimane in mezzo, Amsic per la terza volta, super Mirante, ha fatto una cosa pazzesca. Anticipo di pazienza, poi Zuniga prova con questo sinistro, attacca il Parma 2 contro 3, Biabiani evita Cannavaro, Biabiani fino in fondo, ancora Biabiani, c'è anche il sostegno di Antonelli, conclusione sul fondo. Attenzione a Crespo, palla dentro Antonelli, 1-1 il pareggio del Parma. Occhio alla battuta dentro, la deviazione, 2-1, il vantaggio del Parma, è arrivato da dietro Lucarelli e ha trovato il gol del 2-1. Ancora la pressione di Valiani sul Campagnaro che trova il corridoio per la Vezzi, palla che diventa buona, cross morbido, la deviazione Mirante. Apertura verso Zuniga, dentro c'è Quagliarella, occhio a Zuniga, Riccardo Civerini dall'altra parte, la sponda destra, Amsic! 2-2, fare calci! Attenzione, ammonito Quagliarella che però era già ammonito, clamoroso! E adesso arrivano Cannavaro, i giocatori del Napoli, tutti a protestare con l'arbitro. Prova a ripartire il Parma che adesso è l'uomo in più, prova a proporci Crespo che potrebbe ricevere il pallone, palla per lui, Grava in ritardo, Crespo, Grava, ancora Crespo, Crespo e poi la deviazione, 3-2 Parma, non c'è riuscito Campagnaro, Jimenez ha toccato il pallone. Palla buona per il Pocio, attenzione alla Vezzi, il sinistro di La Vezzi sul fondo esterno della rete, grande occasione per il Napoli con il Pocio.